Eccoci qua per un altro tutorial. Questa volta andiamo a vedere quanto è semplice, ma soprattutto quanto è veloce realizzare dei biglietti da visita utilizzando la nostra stampante portatile Colop iMark. Voglio proprio sottolineare il fatto che sto utilizzando l'iMark ed è differente dalle Mark Create, cioè il modello iMark ha più funzioni rispetto all'iMark Create, tra cui anche la possibilità di essere utilizzato, per meglio dire, di creare le varie grafiche direttamente dal PC e non solo esclusivamente dai dispositivi mobili. Come potete notare, io in questo momento sono sulle mie stampe e vedete che ci sono tanti tanti template di biglietti da visita. Dove li ho presi questi template? Una parte sono già nel software, ma l'altra, come vi ho fatto vedere in un precedente tutorial, li ho presi direttamente dal sito di Colop. Ve lo faccio rivedere velocemente. Questo è il sito di Colop iMark ed è proprio la sezione dei modelli. Vedete che qua potete scegliere i modelli a seconda di ciò che volete fare. Oggi voglio presentarvi questo accessorio qua, quindi per realizzare i biglietti da visita, ripeto, molto velocemente. Quando siete in questa pagina, quindi nella pagina dei modelli, andate qua su stampe di card e vedete che ci sono tutti questi modelli. Allora, potete scaricare il singolo modello oppure potete andare a scaricare direttamente questo, cioè ci sono praticamente tutte le cards. Io posso per esempio andare a scaricare questo così, faccio scarica e vedete che mi scarica immediatamente il file, che è questo qua con estensione iMark. Vado a salvarlo e ora torno nel mio software, cioè qua. Per importarlo devo andare a fare clic qua su importa, ripeto, come vi ho fatto vedere in un precedente tutorial, e semplicemente andrai a inserirmelo qua nell'elenco delle dei miei modelli. Adesso vado a prendere questo qua, e che è quello appunto che teoricamente avremmo dovuto scaricare, e vado a far clic su questa iconcina qui, che è quello per modificare il template. Quindi faccio così ed ecco che mi apre immediatamente questo template. La prima cosa che voglio farvi notare è che ci sono queste righe qua, vedete? Queste righe sono molto importanti quando andremo poi a trasferire il tutto sul nostro biglietto da visita. Quindi dovete stare attenti a inserire, che possono essere immagini, grafiche, testi, quello che desiderate, ma inserirlo qua, cioè all'interno di queste righe e non al centro, quindi tra una riga e l'altra. Quindi iniziamo subito, facciamo un esempio molto semplice. Vedete che qua c'è scritto visitatore, io potrei andare per esempio a scrivere My Cricut, oppure potrei andare a cancellare proprio direttamente il testo, quindi faccio cance, vedete che me l'ha tolto. La stessa cosa vale per il logo, posso lasciarlo o posso cancellarlo. Quindi adesso in questo caso vado a cancellarlo, vado a far clic qua su foto e seleziono per esempio il mio logo, eccolo qua, questo è il logo del negozio. Vado a ridurre leggermente la dimensione proprio perché, come vi dicevo, devo farlo rientrare in questa riga, quindi non devo andare al di sotto. Diminuisco ancora leggermente. A questo punto posso andare a modificare le altre scritte qua sotto oppure aggiungerci altre immagini o scritte. Andiamo a modificare per esempio qua e scrivo Stefania del Principe. Vado a metterlo qui e vedete che qua c'è sia il colore, quindi posso andare a cambiare il colore, vedete qua che ho tutta la palette colori, ma c'è anche lo stile del carattere, quindi posso andare a mettere un carattere diverso. Per esempio metto questo qui che si chiama Dancing Script, eccolo qua. Poi anche il testo qua sotto posso andare a modificarlo, per esempio scrivo Necky Ambassador. E posso
anche cambiare il colore o, ripeto, scusate, il colore o il tipo di font. Per esempio, metto questo Amatic. Eccolo qua. Se io cambio colore, lo metto per esempio rosso, vedete che me lo fa appunto di una tonalità differente. Adesso qua, allora, prima di tutto vi faccio notare che questo qua, vedete che c'è scritto arrivo giovedì 31 marzo 2022. Allora, che cosa fa praticamente? Questa è una funzione anch'essa solo disponibile per la Colop iMark. Praticamente in questo momento ci fa vedere una data, ma in realtà andrebbe ogni volta che la stampantina passa su quest'area, praticamente va a modificare la data e l'ora automaticamente. Ipotizzate che dovete fare più che dei biglietti da visita, delle card per delle persone che entrano in un determinato momento oppure fanno un acquisto in un determinato momento. E per cui ogni volta che passate la vostra Colop iMark sul bigliettino, la Colop vi scriverà data e ora del momento. In questo caso io sto facendo un biglietto visita normale, quindi non mi serve. Vado a fare clic sul pulsante Canc della mia tastiera e metto per esempio qua il nome, o per meglio dire l'indirizzo del sito internet, e scrivo mycricut.it. Vado di nuovo a cambiare il carattere, metto Amatic e questa volta vado a ingrandire. Vedete che qua c'è scritto dimensioni del carattere? Ecco, posso andare a ingrandirlo, per esempio, in questo modo. Ora posso andare ad aggiungere, per esempio, delle clip art, quindi che è diverso da foto, che va a prendere delle immagini sul vostro PC. Clip art invece va a prendere delle immagini presenti, diciamo, nell'archivio di Colop. Per esempio, andiamo a prendere una cornicetta semplice, ecco, tipo questa. Vado a metterla giù, ovviamente riduco le dimensioni qui dove c'è scala. E vado a ridurre le dimensioni, quindi ne metto una qua. Vedete che qua c'è un pulsante che si chiama duplica, ecco, facciamo duplica e andiamo a posizionarlo dall'altra parte. Quindi, se voglio fare un biglietto da visita molto semplice, posso farlo in questo modo. Ovviamente posso andare ad aggiungere qualsiasi cosa anche qua in queste aree. Per ora non le aggiungo perché vi faccio vedere appunto un progetto che deve comunque essere molto semplice. Avviciniamoli un pochino. Ora facciamo salva con nome e scriviamo per esempio biglietto da visita Stefania e facciamo ok. A questo punto andiamo a fare clic qua su salva e aggiungi a coda di stampa. Ed eccolo qua, vedete che me l'ha messo in coda. Ora devo fare un'ultima cosa, cioè invia stampa a iMark, quindi faccio una cosa di questo genere. E vedete che dice l'impronta è stata inviata, ora puoi riprodurla con il tuo iMark, quindi è praticamente pronta. Vi faccio però vedere un'ultima cosa. Se io vado qua sulle mie stampe, vedete che qua abbiamo il bigliettino per esempio che siamo andati appena a creare, che è questo. Se io voglio fare e voglio esportarlo, ipotizzate che, non so, dovete cambiare dei computer, il computer, oppure avete paura, diciamo, di perdere le vostre creazioni per qualche motivo e fate una copia di backup, fate semplicemente clic sul pulsante esporta e poi andate a selezionare la cartella desiderata dove volete esportare il vostro file. A quel punto potete utilizzarlo anche da un altro PC, per esempio. Quindi lo salvate in una cartella, magari su una chiavetta, lo importate poi la volta successiva facendo clic sul pulsante importa.
A questo punto andiamo a vedere l'accessorio per creare i biglietti da visita, perché è veramente bellissimo. Eccolo qua, questo è l'accessorio di cui vi parlavo, che serve proprio per creare i biglietti da visita. È fatto molto bene, è comodissimo e veramente riuscite a sfornare biglietti da visita in pochissimi secondi. Vi apro la scatola per mostrarvi prima di tutto come è fatto e quali accessori ci sono all'interno. Allora, prima di tutto vi faccio notare che c'è chiaramente il l'accessorio principale, che è questo. Vado a togliere solo una parte della scatola così riuscite a vedere meglio. Quindi questo è l'accessorio di base, che serve appunto per andare a creare i nostri biglietti da visita. Adesso vi farò vedere esattamente come funziona. Ma all'interno della confezione si trovano anche 50 bigliettini di questi, che sono quelli in PVC, sono bellissimi. Il rendimento, sono praticamente quelli i classici plastificati, e sono anche abbastanza rigidi, spessi, insomma non sono proprio, cioè sono quelli già belli, ecco, non quelli di bassa qualità che a volte si trovano su Amazon. E poi ci sono anche questi, che sono i classici bigliettini da visita. Ce ne sono circa 100 di questi, e sono quelli tradizionali, diciamo, il solito cartoncino da 300 grammi. Quindi adesso chiudiamo la scatola e andiamo a vedere il tutto come funziona. Allora, prendiamo di nuovo il nostro accessorio. Prima di metterlo in funzione, vi faccio vedere un attimo come si utilizza. Allora, vedete che qua c'è questa striscia in metallo. Allora, prima di tutto, questa prima dell'utilizzo va messa in alto. Allora, vi faccio anche solo vedere. Togliamo questa e spostiamola in alto, così. Quindi deve essere qua, cioè più in su di così non può andare, quindi non vi sbagliate. Vedete che, faccio vedere un pochino più da vicino, vedete che c'è questo foro? Allora, in realtà può andare sia giù così che su così. Voi lo dovete mettere prima dell'utilizzo in alto, in questo modo. Un'altra cosa importante che voglio farvi vedere sono queste scanalature, perché è dove andremo a inserire questo accessorio. Allora, inizialmente, quindi prima di iniziare la stampa, andiamo a posizionarlo in questo modo, quindi verso sinistra nell'angolo, e poi andiamo a muoverlo così, quando ci sarà la colop ovviamente. Una volta che l'abbiamo mosso, andiamo verso il basso, qui dove c'è la curva, vedete che si sposta anche questo sotto. E poi rifacciamo la stessa cosa, andiamo di nuovo, quindi nella curva, e vedete che ogni volta si sposta questa parte sotto. Questo è molto importante, cioè una volta che capite il meccanismo, è veloce, nel senso lo fate in un secondo. Però è importante che capiate il meccanismo, cioè come si deve muovere, perché in questo modo riuscite a fare, nel nostro caso abbiamo fatto una grafica con tre righe, quindi andiamo a coprire l'intero biglietto da visita. Quindi quando è qua sarà la prima riga, quando facciamo la curva sarà la seconda, quando facciamo la seconda curva sarà la terza. Adesso vi faccio vedere proprio l'utilizzo pratico. Quindi ripeto, andiamo, allora, prima di andare a mettere questa in alto, io prendo il mio bigliettino, uso quello in PVC che mi piacciono tantissimo, lo posiziono qui, cioè è proprio un posto in cui si inserisce perfettamente all'interno, quindi non potete sbagliare il posizionamento. Andiamo adesso a spostare queste strisce, come vi dicevo prima, verso l'alto. Ora prendiamo questo qua e lo andiamo a mettere nel lato qua sinistro, in questo modo. Ora prendiamo la nostra stampantina, la posizioniamo come sempre, vedete che ha queste due alettine la stampante, non so se riuscite a vederle bene, ecco, vedete che ha queste due alettine, ecco, queste devono andare a inserirsi proprio qua nelle curve del nostro accessorio. A questo punto, ripeto, siamo qua, quindi nella parte in alto. A questo punto cominciamo a muovere la nostra stampante portatile, quindi ripeto, si trova qui nell'angolo sinistra in alto. Muoviamo proprio l'accessorio. Vedete che ha fatto la prima riga? A questo punto dobbiamo fare semplicemente la curva così. Guardate che si muove da solo. E facciamo la seconda.
Una volta fatta la seconda riga, andiamo a fare anche la terza. Solleviamo quindi la stampantina e andiamo a vedere il risultato. Quindi togliamo anche questo, guardiamo qua. Prendiamolo e guardate qui, guardate che bello che è venuto. Poi vedete che è lucido, perché su questi secondo me rende molto 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 di più rispetto, diciamo, a quelli come dire, a questi classici in carta. Ecco, ovviamente quello in carta è un pochino più opaco, ma come tutti i bigliettini da visita opachi. Mentre su questi qua in PVC il risultato è fantastico, i colori si vedono benissimo e come avete notato si fa proprio in un secondo. Oltretutto io adesso l'ho fatto piano, nel senso che per farvi vedere i passaggi mi sono fermata tra uno e l'altro, ma in realtà si fa avanti, indietro, in un secondo, e davvero ne sfornate tantissimi in tempi proprio molto molto brevi. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, ma spero che anche voi, se avete la Coloppi Mark, riusciate a fare tanti biglietti da visita anche più carini di questo, nel senso che questo è molto molto semplice, ma potete divertirvi veramente a creare ogni cosa con questo prodotto. A questo punto il tutorial è terminato. Come sempre vi ricordo che potete trovarne tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.